Dici Trastevere e pensi a Roma, da Trilussa al Belli, passando per Anna Magnani. Il rione più popolare, però, da qualche settimana cerca casa proprio nella città che rappresenta in tutto il mondo. Lo storico club di calcio del quartiere, infatti, è a un passo dal lieto fine di una favola che lo porterà per la prima volta in Serie C, diventando così la terza squadra professionistica con Roma e Lazio. L'inizio è datato 1909, anno della nascita del Trastevere Calcio, oggi allenato da Pirozzi, ex sindaco di Amatrice, e formato solo da romani. 110 anni di campionati dilettantistici, con un serbatoio di campioni. Totti, Bernardini, Spinosi e Viani, solo per citarne qualcuno. A 6 giornate dalla fine è primo nel girone E, con 8 punti di vantaggio sulla seconda. La matematica promozione è a un passo, ma c'è un problema. Il Trastevere Stadium, che si trova a Via Vitellia, non ha gli standard per la Serie C. Un problema irrisolvibile, visti i vincoli del parco di Villa Panfili, che non permettono ampliamenti. Se non troviamo uno stadio, saremo costretti ad emigrare in provincia. Le parole del presidente Betturri. Il patron si appella alle istituzioni. Sembro un pellegrino che elemosina un impianto. Londra ne possiede 20. A Roma sembra esserci solo l'Olimpico. La Lodigiani anni fa giocava all'ormai fatiscente Flaminio. Il comune dice che oggi è strutturalmente non idoneo, così come acqua cetosa e Ostia. L'ultima speranza si chiama Stadio Berra a Tor Vergata, che però sarebbe disponibile non prima del 2022. Lo chiediamo dal 2018, ma la Raggi ha deciso di riassegnarlo all'Ateneo, benché non venga utilizzato. Si schiera anche la politica, che ha aperto una seduta di commissione sull'argomento. Persi 5 anni per Tor di Valle, si scopre che Roma non ha uno stadio oltre l'Olimpico. Far emigrare il Trastevere a Frosinone è imbarazzante per la città. Il commento di Marco Visconti, esponente di Fratelli d'Italia. Tira campana.